Buonasera a tutti e ben ritrovati in questo nuovo anno appena cominciato. Il 2018 sarà denso di eventi ed appuntamenti da non perdere. Innanzitutto quest'anno avremo la 7ª edizione dell'Italian Contemporary Film Festival, che si preannuncia essere, come sempre, il più importante appuntamento con il cinema italiano contemporaneo qui in Canada. A tal proposito vorrei parlarvi di due film che in questi giorni stanno uscendo nelle sale cinematografiche. Il primo è il nuovo film di Gennaro Nunziante, un caro amico dell'ICFF, che insieme a Checco Zallone è stato ospite nell'edizione del 2016. Quest'anno il noto regista ha realizzato un film con Fabio Rovazzi, famoso cantante italiano. Rovazzi, le piacerebbe lavorare nel mondo della pubblicità? Certo, è sempre stato il mio sogno. Volantini, buongiorno. Ma vado via, ciao. Mi stai lasciando per andare a fare la cameriera a Londra? Elena mi ha lasciato. E questo zoo di peluche, che cos'è? Tutti i regali che le avevo fatto. Giusta, nei bidoni della differenziata. Vetro, plastica, regali di merda. Alla voce reddito non ha scritto niente. Prego. Scusate, ma anche voi qui per lo stage? Come lo chiama papà? Il vegetale. Parli con lui, lo aiuterà a guarire. Papà, volevo dirti che la tua impresa di costruzioni è fallita. Va bene, so. Gli hai pagato la liquidazione, sei un deficiente. Papà si faceva fare vertenza. Tra 10 anni li liquidavi con pochi soldi. L'ho voluta incontrare per parlare di Nives. Ha problemi di integrazione con il resto della classe. Ah, effettivamente un po' si vede. Voglio tornare a Milano. Non possiamo, devo finire lo stage. Ti ammazzano sta gallina, va? Ma ti pare che faccia una cosa del genere? Dai! No, tienla! Sì, ciao! Il secondo, Come un gatto in tangenziale, nuovo film di Riccardo Milani, che affronta con umorismo i conflitti e i divari presenti tra le diverse classi sociali della Roma di oggi. In questo film, la bravissima Paola Cortellesi, ospite del festival lo scorso anno, interpreta il ruolo di una verace signora di periferia. Vediamo in alcune immagini. Fabio, ho conosciuto un ragazzo. Alessio? Dov'è casa di Alessio? Bastoggi. Dove, scusa? No! Quello è un posto irrecuperabile. A confronto Scampia è un centro benessere. Io ho conosciuto anche la mamma. Io voglio sapere che vuole, tu fia dammi fio. Sono così orgogliosa della mia agnese. Ma dobbiamo essere felici anche noi. Mi ha detto che abita in un quartiere popolare, ma vivo. È un pochino più complessa di così. È appena tornato dalle vacanze, un paese esotico. Arabi, magrebini. Un crogiolo di razzi. New York. Re Bibbia. Un crogiolo di fidera mignotta. Papi, domani Alessio mi ha invitato al mare da lui. Dove? A Coccia di Morto. Dove? A Coccia di Morto. Coccia del Morto no! Non te che manca... Coccia del Morto. Coccia del Morto. Dice che ci porta lui a Cabarbio, che è una cifra meglio. Ma la spiaggia, dove sta? 2500 metri, arriviamo. Ma te sei completamente scemo, scusa. Là in quella macchia nidificano le upupe. L'upupa? Ma vaffanculo, va. Qui vicino c'è un cinema, di solito c'è un'ottima programmazione. Faride? Lasciamo perdere sti ragazzini. Tanto sta storia dura come un gatto in tangenziale. Vi voglio anche ricordare che nel mese di aprile, dal 13 al 19, si terrà l'ICFF Youth. Questo festival è stato concepito per introdurre i più giovani nel cinema internazionale. Infatti, in questa edizione saranno presenti non solo film in lingua italiana, ma anche in lingua inglese e francese. Questa iniziativa è un'ottima opportunità per aprirsi a nuove culture e imparare divertendosi. We'll be right back.
Infine, sono lieto di annunciarvi che in gennaio ricomincia la programmazione dell'Altra Italia, l'associazione che mensilmente proietta film al Cineplex Cinemas di Bonn e al TIFF Lightbox di Toronto. Il prossimo appuntamento è con Piuma, una delicata commedia che ci fa ridere ma anche riflettere sulle scelte importanti della vita. Vediamone una clip. Così dovete rinunciare a tutto, alle uscite, con gli amici, le discoteche, tutto. Le abbiamo già fatte queste cose, ma... E l'università? Kate, tu sei brava a scuola. Leggi tanto. Perché rinunciare, scusa? Puoi trovare un lavoro che ti piace. Ma tanto io all'università non ci andavo comunque. Se Kate l'anno prossimo se vuole iscrivere, si iscrive. Che problema c'è? Ah, non c'è problema. Beh, i soldi, le spese per il bambino non è mica un gioco. E la tua passione, scusa, la musica, i viaggi? Siete ancora in tempo. Kate... Quando sei grande puoi avere tutti i bambini che vuoi. No, scusate, io non vorrei mettere in mezzo nessuno, cioè, ma neanche te. No, guarda, mamma, non ti devi sentire. No, no, è che ho avuto un'operazione. È difficile che rimanga di nuovo incinta e avendo già abortito una volta, io questo lo tengo. Ma sei sicura di questa cosa? No, perché adesso ci sono un sacco di tecnologie nuove, possiamo chiedere a tanti medici. Ma no, te prego, basta, pietà. Che poi a me mi avete sempre sottovalutato. Ma chi va mai cercata? Voi che me la cavo benissimo pure con figlio. Ah, te la cavi da solo? E certo che me la cavo da solo. Hai preso un criceto, l'ha fatto lui dopo due settimane. Ma senti questo col criceto? Ma voi mette il figlio con criceto? Appunto. Ma tutto che non c'è adesso dove sei? Incendio. Incendio? Ah, nonno, ma che stai a dire? Non mi fa parlare, basta, guarda. Papà. Due adolescenti romani si accingono a trascorrere i nuovi mesi più burrascosi delle loro vite. Invece di concentrarsi, come tutti i loro coetanei, sulla maturità e il successivo viaggio estivo, questa giovane coppia si ritrova a dover affrontare un'inaspettata gravidanza, che li porta a dover affrontare le difficoltà e le pressioni del mondo esterno. Questo è stato uno dei primi film italiani a trattare di questa tematica. Vediamo adesso quali sono state le reazioni del pubblico. È bellissimo perché ha il dono calviniano della leggerezza. Il film è stato molto bello, emozionante. Ci si sente la quotidianità, la sincerità del film. E che ti ha questo figliolo, ogni razzata faceva. E parliamo, le sediamoci intorno al tavolino. Ti rappresenta quello che è la vita. Ti è piaciuto il film? Sì! Ti aspetto. Questo brano sono felice di averlo dato a questo film perché è un film molto bello. Riesce ad affrontare delle tematiche comunque molto importanti, però con molta intelligenza ed ironia. Mi ha fatto ridere in tantissimi momenti, come in altri momenti ero serissima. In un momento soprattutto mi è venuto quasi il magone, perciò mi ha fatto passare mille emozioni nello stesso momento. Il film è che fa ridere sì, ma fa anche pensare. Ma chi gliel'ha fatto fare questa ragazza a mettersi con lui? Ma è tuo figlio, eh? Giovane, fresco, consiglio a tutti. Come avete visto, Piuma ha lasciato il pubblico italiano entusiasta. Vi ricordo quindi che questo film sarà proiettato il 25 gennaio al Cineplex Cinemas di Bonn e il 26 gennaio al TIFF Bell Lightbox di Toronto. Ci vediamo la prossima settimana e buona serata a tutti! Ci facciamo un bel giro a Barcellona, traghetto per Tangeri e ci siamo. E appena finiamo l'esame andiamo diretti. No, raga, questo non è un viaggio, è un'epopea. Oh, ma voi ci tenete a questo ragazzino che nasce? E certo che ci teniamo. Te l'ho detto che era un suicidio mettesi a guardare, sì, no? Sì, perché c'è sta rosica. Cambiare le pannoline, darle da mangiare, stare svegli la notte, non ce la possiamo fare. Cioè, non siamo pronti. Ma guarda che questa è l'età giusta per far figlioli, poi si diventa troppo vecchi. Abbracci. Sei l'unica che ha detto che non abbiamo fatto una stronzata. E che ti ha questo figliolo, ogni razzata faceva. E parliamo, le sediamoci intorno al tavolino. E lì poi ho iniziato a sentire la stronzata proprio qua che mi chiamava, eh. Ma poi per tutta la vita che facciamo? Ci baciamo solo tra di noi? Dai, tutta la vita è un po' esagerata. Oh, hai detto una cazzata? Comunque, nostra figlia ci deve avere un nome che è tipo una parola magica. E nei momenti brutti la fa volare su sto casino che è il mondo. Deve essere tipo una piuma. Ecco, piuma si dovrebbe chiamare.